Due pacchetti oro, un pacchetto oro premium, un pacchetto oro premium maxi. Apriamo il primo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che tutti i giocatori più forti venghino, ragioniere venghino. Secondo pacchetto oro, dai su. Ma neanche oro raro, ma proprio neanche a pagarlo, Stefan. Ci avviciniamo sempre di più al pacchetto migliore, pacchetto oro premium. Attenzione, DC Universe, Azare. Pacchetto oro premium maxi, dai, fammi uscire un giocatore decente, almeno 10.000 crediti, ma giusto così, ma non è che ti chiedo. Lallana, grandissimo figlio di... E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti in una nuova puntata su FURT18 per la Road to Division 1. Siamo di nuovo qui in Divisione 5, partite rimaste 10, il nostro storico è 27 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte nella scorsa puntata. Non siamo riusciti a raggiungere la divisione 4, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, ma prima di trovare il primo avversario vi faccio vedere una piccola modifica nella mia squadra. Vi avevo promesso nelle scorse puntate che i prossimi acquisti sarebbero stati Nainggolan e Alexandro. Il problema è che avevo pochi crediti e ho deciso di optare per quel Khedira Halloween. Quindi un Khedira che corre molto di più di quello base, perché ho notato, ragazzi, che la sua velocità adesso si aggira intorno ai 67. Prima era 62, quindi era lentissimo. Infatti l'ho testato nelle due partite che mancavano per la divisione 5 per evitare la retrocessione e mi sono trovato benissimo. Adesso andiamo a trovare il primo avversario e incominciamo con il piede giusto. Oggi i capelli se ne vanno per cacchi loro, non so perché, sto ciuffo qua mi fa cacare. Avversario trovato, mamma mia, valutazione 83, 100% d'intesa, mentre la nostra squadra è valutazione 84, intesa 100%, quindi sulla carta siamo leggermente più forti noi. E il match è iniziato, adesso partiamo con il piede giusto, non sbagliamo i gol sotto la porta e cerchiamo di raggiungere sta divisione 4. Lichtsteiner se ne va, a spazi, ancora Lichtsteiner, pallone in mezzo, il cross, il colpo di testa che non arriva, riparte il nostro avversario. Dai così. Passaggio, il tiro, e no, li devo fare sti gol. Occhio. Pallone deviato. Dai! Andanovic. Tocco. Passaggio, c'è spazio! La parata. Schmeichel maledetto. Corner Perisic. Ok, Mandzukic traversa col... Dimmi che non mi vuoi far vincere, gioco di me. Vai. No, vabbè, ragazzi, ma è possibile? È possibile, dico io, è possibile. Dai, no, non è giusto. Dai, Lichtsteiner sulla fascia, Lichtsteiner, il cross è buono e finalmente non c'è un salvataggio sulla linea. Incredibilmente ho segnato al 45esimo. Io davvero non ci posso credere, davvero non ci posso credere. Attenzione, perché qua appena batti fai subito gol, eh. Questo è un gioco dove la difesa, mamma mia, guarda, ha pareggiato subito, incredibile. Ancora una volta il portiere respinge sui piedi dell'avversario. E vabbè, finisce il primo tempo, signori, finisce il primo tempo. Vai. Ok. Meno male che è fuori gioco. Dai. Corner, vieni a me. Dai. Oh! Dio sia lodato! Mandzukic, 2-1. Mamma mia, questo con un tiro in porta stava facendo 1-1. Io davvero... Punizione. No. La fascia, benissimo,
Quadrado. Ancora un tocco. Bellissimo. Sul se... No, crossa bene. No. No. Ma se... Ma... Sempre così. Sempre così. Sempre così. Madonna. Due tiri in porta. Due c***o di tiri in porta. Due c***o di tiri in porta ha fatto. Ok. Filati. Ma lo fate a po'. No, vabbè. Di c***o di tiri avanti alla porta con la porta vuota. Mi sono divorato. Quanti? 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 Vai. Madonna, sei un bidone. Vai. Vai. Basta, adesso li faccio io i gol al 90esimo. Bello, di precisione a girare. Douglas. È la prima, ce la portiamo a casa. Adesso fallo battere e fallo segnare. Vedi che devi fare. È finita, grazie a Dio. Mamma mia, questo non meritava neanche due gol. Con tutto il rispetto per l'avversario, ragazzi, però, mamma mia, com'è difficile la divisione 5. Non voglio immaginare le altre. Non le voglio neanche immaginare. Due gol su quattro tiri, altre due tiri, che neanche vi farò vedere perché ha tirato dei tiri dalla distanza, niente di che Handanovic ha preso con la mano, incredibile. Primi tre punti, prossimo avversario. Per favore, fammi perdere senza i gol, cretini. Mamma mia, no, che squadra, tutto il Real Madrid e il Barcellona. 87-100, proprio che la devo perdere. Cristiano Ronaldo, Modric, Kroos, Iniesta, Dembélé, Benzema, De Stegen, Piqué, Sergio Ramos, Carvajal, Jordi Alba. E vabbè, è iniziata. Vai così. Vai così. No, 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 lo devi fare quel gol, lo devi fare. Vai Quadrado sul secondo palo. Mannaggia il portiere, mannaggia. Mannaggia Carvajal. Pallone in mezzo e vai Handanovic. Vai così. Vai così. Madonna, ogni cross è sulle mani di quel Guarda qua. Mannaggia Lichtsteiner, mannaggia. No. Mamma mia, raga. Dai. E muoviti, ma do tre ore Perisic, dai. Devi uscire, dai. Finisce il primo tempo, ragazzi. 0-0. Nonostante tutto è una partita equilibrata, eh. Vai così. Vai così. Bravo, bravo. Va a cacare, vai a cacare. 1-0 per noi. E che cosa? Sempre quell'errore avanti la porta, raga. Sbaglio sempre avanti alla porta. Perché io devo imparare a tirare, devo imparare. Rivediamo. Stiamo vincendo contro un avversario che ha Cristiano Ronaldo, Ha un Barcellona e un Real Madrid. Costa. Costa sulla fascia, Costa. Finta di Costa. Pallone in mezzo. Niente, i cross sulle mani oggi proprio che non so più crossare in vita mia. Ma levati dai te e Dembélé. Vai Costa, vai. Vai Costa, vai. Si è fermato Costa. Vai Costa, vai. Vai Costola, mannaggia, mannaggia. Non sto giocando a difficoltà leggenda, si scansano i difensori. Attenzione, la vedo molto, molto, molto pericolosa. Attenzione, vattene da qui, vai. Vattene via, Matuidi. Vai via, Matuidi. Dai, 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 dai. Sulla fascia, bene. Perez, Perez, come cacchio si chiama lui? Attenzione, troppi Perez nella mia vita. Pallone in mezzo, colpo di te. Cosa? Perché ha passato lì? Ma secondo voi io vado a passare il pallone così? Ottantasettesimo, 1-1, contropiede, prendo sempre gol al 90esimo, sempre alla fine. Vabbè, oramai si è capito come funziona. Vai, vai. Ma tu c***o passa? Ma dove c***o passa? Finisce,
Vabbè, raga, io devo prendere anche nella scorsa puntata. Non mi sono qualificato con un pareggio alla fine, dove prendo gol al 90esimo. Adesso pareggio con un gol all'87esimo, sempre così. Anche prima, nella prima partita, ho preso gol all'87esimo, sempre alla fine. Cioè, questo non ha mai tirato in porta, quasi mai, solo dalla distanza. 4 punti. Abbiamo pareggiato una partita con un avversario più forte e meritavamo di vincere. Madonna mia benedetta, perché? Perché? Una vittoria, un pareggio e adesso arriva la sconfitta. Martial, Morata, Quaresma. Questo è l'attacco del nostro avversario con un'intesa pietosa, 62, e una valutazione da 83. Adesso voglio proprio vedere se perdo o pareggio una partita simile. Sono proprio deluso di me stesso, sono proprio deluso. Deluso perché non mi posso prendere gol sempre all'87esimo dopo che ho fatto una partita intera e dopo che mi divoro una miriade di gol. È una cosa assurda. Vai, vai, vai. Non mi dire che c'è Lloris in porta, eh. Non ho visto, non è Lloris, grazie a Dio. Vai. Bello, sto pallone che gira. 1-0, ragazzi, non esulto perché so già che se finisce 1-0 fino all'87esimo poi mi prendo il gol dell'1-1, quindi dobbiamo fare il 2-0 o il 3-0. Cioè io non posso più scherzare, io fino adesso scherzavo, facevo delle puntate per divertirci, no? Mo devo giocare per forza sul serio, perché se no qua a voglia sta in divisione Vatapesk qua, quadrato. Pallone in mezzo, bello sto cross, mamma mia, oh, 100 cross su noi, ma che sono tutti Candreva questi? Vai. Fuori gioco? Non è fuori gioco. Oddio, me lo sono divora. Oddio, che coglione che sono. Oddio, che deficiente. Pensavo fosse fuori gioco. Non ci credo. No, vabbè, se la pareggio sta partita o la perdo è colpa mia, eh. Questa qui è colpa mia. Questa qui è colpa mia. Che cosa ho fatto? Attenzione. Se la pareggio è colpa mia. Se la pareggio è colpa mia, corner. Finisce il primo tempo, solo 1-0 per noi, colpa mia perché mi sono divorato quel gol pensando fosse fuori gioco. Mannaggia a me. Buttate fuori. Buttate fuori. Buttate fuori, buttate fuori, buttate fuori e la palla rimane sempre là. Sempre, sempre, sempre. Butta fuori. Ma perché la deve stoppare e rinviare quando può fare così direttamente? Io voglio chiedermelo. Dai. Dai. Il cross di Candreva. Cioè io ho Candreva sulla fascia. Non ho Quadrado e non ho Perisic. Ho Candreva. Dai. 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 Beh. No. Sì. Sì. Ho segnato! Non ci credo! È successo qualcosa! So segnare ancora! So ancora segnare! Non ha tirato Matuidi, ha tirato Khedira. Cambia leggermente la precisione. Però abbiamo segnato. Miracolo! Perché? Io volevo portare sta serie per divertirci, fare il cretino. Non posso più farlo. Mi devo impegnare per forza. Mamma mia, se no poi senti a quelli che dicono così tu perdi, divisione 5, quella è scriptata. Ma dov'hai se lo script non ce l'hai? Questa volta vinco io, lo script non è a favore tuo. Ma dov'hai e se lo script non ce l'hai? Dammi il passaggio, azzecca pure il tocco. Ma dov'hai se il passaggio non ce l'hai? Guarda questo tocco. Ti passo pure questo. Ma dov'hai se lo script non ce l'hai? Vabbè, vabbè. Corners, Mandzukic. Bella parata. Naggia il papunnos. Pallone in mezzo. Gol, palo. Cosa? No, 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 no. Io c'ho Manolas che mi hanno consigliato i miei iscritti. Adesso non puoi più farmi il contropiede come una volta. Anzi, lo puoi fare ma poche volte. Finisce, ragazzi. 2 vittorie e un pareggio. Dovevano essere 3 vittorie ma... dobbiamo prendere gol all'87esimo. Poteva essere anche un pareggio la prima partita.
abbiamo subito gol all'87esimo, poi al 90esimo abbiamo fatto il 3-2, quindi diciamo che può andar bene così, 2 vittorie e un pareggio. 7 punti ragazzi, storico, 2 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte in questa divisione che stiamo ripetendo dopo che ho fatto il Collions per tutta la divisione 5 della scorsa puntata. Ragazzi, se l'appuntamento di oggi vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete, commentate. Bacione a tutti da Pier Dark Knight 91, scusate gli scleri ragazzi ma... Ok, bacione.